Allora, vedete tutti lo schermo? Perfetto. Allora, partiamo dal primo modulo, promozione di stili di vita sani, la collaborazione e l'integrazione del gruppo. Questo è un modulo base, come avete già visto ci sono moduli base e moduli di consolidamento. Questo andrà, diciamo, a trattare gli obiettivi 4, 10, 16 e 17 dell'Agenda 2030. Le competenze e il traguardi che raggiungerà, diciamo, l'alunno tramite questo modulo saranno esercitare il pensiero critico e il giudizio morale dinanzi a fatti e situazioni diverse e prenderà consapevolezza che le regole del vivere e del convivere devono essere condivise dal gruppo. Andiamo, diciamo, qui c'è una parte, diciamo, introduttiva per quanto riguarda l'insegnante, in cui ovviamente vengono messi, diciamo, alcuni punti chiave che sicuramente già saprete proprio per il vostro tipo di lavoro, quindi la discussione in gruppo disposti in cerchio permette di parlare in maniera più libera e permette un ascolto reciproco migliore. Apprezzare via via e incoraggiare gli alunni tutte le volte che partecipano alla discussione del gruppo, fare delle domande, ovviamente l'insegnante deve essere attiva, rispettare gli alunni, quelli un pochino più timidi, un pochino più silenziosi, magari piano piano a piccoli passi cercare di, senza forzarli, ovviamente coinvolgerli e riuscire ad avere, diciamo, una partecipazione attiva anche da parte loro. Arriviamo, diciamo, direttamente al kit. Le nozioni essenziali saranno il concetto di partecipazione attiva, il rispetto per se stessi e per gli altri, la costruzione delle regole e il loro rispetto, la conoscenza del proprio corpo, la motivazione e la positività della partecipazione al programma complessivo. Gli obiettivi che raggiungeranno, gli alunni riceveranno un'introduzione all'intero programma e alle modalità di svolgimento. Stabiliranno degli obiettivi e delle regole per il programma complessivo. Il primo obiettivo da ottenere è che lavorare sulla salute passa attraverso la promozione di stili di vita sani in classe e con i propri coetanei, nel creare un clima di classe positivo. Riflettere sulle proprie conoscenze in merito agli obiettivi sostenibili per il 20 dell'Agenda 2030 e comprendere che questi obiettivi riguardano il loro presente e vengono perseguiti attraverso l'adesione della classe a comportamenti adeguati agli obiettivi. Che cosa facciamo in questo modulo? Cosa suggeriamo di fare? Si forma un gruppo attraverso la formazione in cerchio, in modo tale che ciascun alunno possa vedere tutti i coetanei e in modo tale che il docente possa essere visto e vedere tutti. Promuovere la partecipazione attiva e l'assunzione di responsabilità attraverso la condivisione delle regole del gioco, la discussione in gruppo, la valorizzazione di ciascun contributo senza alcun commento e giudizio. Che cosa ci serve? Il gomitolo o la palla? Nel senso, il gomitolo è per chi si approccia a questa attività per ex novo, la palla per chi ha svolto già diciamo, questo modulo in terza elementare. Un cartellone con titoli di tutte le unità. Tre grandi fogli di carta per documentare la discussione, le aspettative e le regole su cui la classe si è accordata. Cosa ci serve? Ovviamente lo spazio, diciamo, anche dell'aula stessa, in modo tale che permetta a tutti i bambini di potersi mettere in cerchio. L'inizio, diciamo, dell'attività, ci sarà un breve richiamo all'attività e al progetto School Food e si dovrà descrivere quello che poi verrà fatto nel corso dell'intero programma, degli interi moduli, perché come stavo detto in plenaria, ogni strand è formato da 10 moduli. E poi spiegare quello che verrà fatto in questa ora. Le attività quindi sono, diciamo, diverse se uno ha frequentato o no già in terza elementare. Il gioco del gomitolo, che è per chi non ha partecipato alle precedenti edizioni di School Food, tutti in piedi, si crea un cerchio il più stretto e serrato possibile, si utilizza un gomitolo per presentarsi al gruppo, ciascuno a turno si presenterà dicendo nome, luogo di provenienza e una cosa bella che fa o che gli piace fare.
Al termine della propria presentazione, ciascuno dovrà mantenere per tutto il tempo del gioco un'estremità del gomitolo e con l'altra mano lanciarlo a un altro membro del gruppo, non importa che sia accanto, va bene qualsiasi, e che sua volta si presenterà e lancerà il gomitolo, senza mai lasciare l'estremità del gomitolo, uno di seguito all'altro, in modo tale che alla fine del giro si venga a creare una rete. Dopo che si è creata la rete, per sbrogliarla si seguirà lo stesso ordine, ma al contrario. Si riparte dall'ultimo che prima di rilanciare il gomitolo deve ricordare solo un'informazione della persona da cui ha ricevuto il gomitolo e così via, fino a ritornare al primo. Per chi questa attività non l'avesse già svolta in terza elementare, venne proposto il gioco up and down. Quindi tutti in piedi, si crea un cerchio, il docente utilizza una pallina, senza dipanarlo riferisce al gruppo un motivo per il quale oggi mi sento bene e un motivo per il quale non sono felice. La palla viene lanciata dove si vuole e ciascun bambino informerà il gruppo di un motivo per cui oggi si sente felice e un motivo per cui oggi non è felice e si dovrà fare in modo che tutti gli alunni partecipino. La seconda fase, anche questa è divisa rispetto a chi aveva già frequentato e chi non ha frequentato. Per chi non aveva frequentato le precedenti edizioni, adesso si lavorerà in piccoli gruppi. Su come vuoi stare in classe, quindi dividete la classe in 4-5 piccoli gruppi di un numero massimo di 6 alunni. La divisione, diciamo, nei gruppi è a vostra scelta, può essere fatto in maniera casuale, in qualsiasi tipo di criterio. Gli alunni dovranno discutere in questo piccolo gruppo ciò che si aspettano di ottenere dalla partecipazione a questo modulo. Che cosa vuol dire? Che cosa ci aspettiamo di imparare? Quali esperienze ci aspettiamo di fare? Quali regole è necessario stabilire per raggiungere questi obiettivi? Per le classi invece che hanno già partecipato, lavoreranno sempre in piccoli gruppi, riprenderanno il contratto di classe che era stato fatto a suo tempo in terza elementare, con il compito di valutare quello che ha funzionato e quello che invece non ha funzionato. Ciascun gruppo lavora per il proprio conto, si torna in plenaria con un portavoce di ciascun gruppo che evidenzia cosa ha funzionato e cosa no. L'insegnante quindi provvede a raggruppare le risposte per categorie. Poi c'è una terza fase, anche questa sempre divisa per chi ha già frequentato e chi non aveva frequentato. Per chi non ha frequentato, a questo punto crea il contratto di classe. Il contratto di classe, quindi nel cerchio, ciascun gruppo attraverso un delegato espone il suo lavoro svolto, quindi le aspettative che si aspetta da questo programma. E le regole vengono scritte su due distinti fogli di carta. Commentate le aspettative e discutete con la classe se possono essere aggiunte con le attività del programma School Food. Raccogliete le regole proposte e verificate insieme agli alunni se sono condivise. Lavorate sulla sintesi e arrivate all'approvazione del contratto di classe che dovrà essere controfirmato da tutti gli alunni e posto in bella vista nella classe. Sarebbe molto importante se queste regole riguardassero anche la vita scolastica nel suo complesso, piuttosto che le singole ore dedicate al programma. Invece, per chi aveva già partecipato al programma in terza elementare, dopo aver commentato il contratto di classe, si riformano i sottogruppi, sempre con criterio casuale, e ogni gruppo avrà il compito di rivedere questo contratto per ogni singolo aspetto che non ha funzionato e riformularlo nuovamente. Al termine del gruppo, al termine del lavoro, si ritorna in plenaria, in cerchio, e un portavoce comunica il lavoro svolto dal gruppo. La fase finale, anche questa divisa, diversa, diciamo, per chi ha già frequentato e chi no, per chi non ha frequentato, in conclusione vengono riepilogate le attività svolte, quello che è venuto fuori dal lavoro, lo stimolo positivo rispetto al lavoro della classe, la costruzione di una griglia di valutazione del funzionamento del contratto di classe da utilizzare per un periodo preordinato, da verificare, discutere ed eventualmente rivedere per essere nuovamente controfirmata. Per chi invece aveva già frequentato, la classe riformula quindi il contratto, lo discute e lo approva. Ciascun alunno e l'insegnante firmano di nuovo il contratto.
La valutazione, in questo caso la valutazione insita nelle modalità di svolgimento del lavoro, vale a dire che i risultati sono i tre tabelloni e la sottoscrizione del contratto. Potrebbe essere utile concordare un tempo di verifica del funzionamento del contratto stesso, quindi dopo 3 o 5 moduli, e rivedere nel caso il contratto. In breve, quindi, viene introdotto lo scopo e il contenuto del programma, vengono chiarite quelle che saranno le aspettative e definite e discusse le regole e firmate il contratto di classe, firmato il contratto di classe. Quindi questo è il primo modulo. Se ci sono domande al riguardo. Ok, vedo nemmeno nella chat. A questo punto proseguo con il modulo 2, il modulo di consolidamento, rafforzare l'assertività e la capacità di resistere alle cattive influenze. I traguardi, diciamo, per quanto riguarda le competenze dell'alunno, servirà a questo modulo ad esercitare il pensiero critico e il giudizio morale dinanzi a fatti e situazioni diverse, prenderà consapevolezza che le regole del vivere e del convivere devono essere condivise dal gruppo, eserciterà l'assertività costruendo la propria opinione sulla ricerca di informazioni e dati scientifici. Quindi, che cosa avverrà in questo modulo? Gli alunni individueranno le circostanze in cui sono assertivi, forniranno e raccoglieranno esempi di espressioni di assertività, impareranno come difendere i propri diritti e svilupperanno il rispetto per i diritti e le opinioni degli altri. Gli obiettivi quindi apprenderanno il valore e l'importanza dell'assertività e si eserciteranno su situazioni problematiche che richiedono risposte assertive. Come si svolgerà? La metodologia di lavoro si basa inizialmente sul lavoro individuale e successivamente sul confronto di piccolo e grande gruppo, con la costruzione di una modalità di convergenza e accordo nelle decisioni. Cosa ci servirà per questa attività? Un quaderno personale, la lavagna, dei fogli A4, l'allegato 1 e l'allegato 2 che trovate a questo kit e ora poi alla fine del modulo ve lo mostro. Che cosa ci serve? Sempre il solito discorso, l'aula che permetta la disposizione a cerchio, quindi sistemata in maniera che si possa lavorare in questo modo. In apertura ovviamente iniziare sempre con il richiamo al progetto School Food e un riesame, diciamo, dell'unità precedente. La discussione viene condotta dall'insegnante, quindi spiegare se avete un'opinione, una convinzione che non è sempre facile esprimerla in un gruppo. In ogni gruppo ci sono persone che cercano di influenzare il comportamento degli altri. Quindi insegnare agli studenti ad essere assertivi in maniera efficace può essere un passo importante per prevenire situazioni pericolose. Essere assertivi può significare difendersi dalle pressioni dei pari, ma anche da quella degli altri fattori, per esempio la pubblicità. Essere assertivi è necessario far valere le proprie opinioni e convinzioni senza che questo comporti un conflitto. Il livello di assertività varia da una persona all'altra. Ci sono certamente situazioni in cui si è assertivi. Prendiamo un esempio. Vostra sorella entra in camera vostra e inizia a cercare qualcosa con cui giocare, facendovi nervosire, perché tentate di concentrarvi sul compito che fate. Che cosa dite? Reagireste allo stesso modo con i vostri genitori? Altro punto. Considerare il prossimo esempio. Uno dei vostri migliori amici sembra non avere mai una penna per prendere appunti durante le lezioni e ve ne chiede sempre una in prestito. Non sarebbe un problema se solo la penna vi venisse restituita al termine della lezione. Per questo motivo, in futuro non volete più prestare penna al vostro amico, tuttavia non volete neppure urtare i suoi sentimenti. Che cosa dite al vostro amico quando ve la chiede di nuovo? È più facile essere assertivi in questa situazione o quella riguardante vostra sorella? Attività principali. Questo è quello che trovate nell'allegato che ora poi vi mostro. Quando sono assertivo, dite agli alunni di descrivere situazioni in cui sono assertivi nell'attività. Faccio valere la mia opinione con queste persone e uno segna, diciamo, le sue, diciamo, opzioni. Poi, esercitarsi con affermazioni di rifiuto. Usate questo elenco di esempi, quale ausilio? Esempi di rifiuto. Quando vuoi rifiutare l'offerta di una sigaretta, di una bevanda o di altre sostanze proibite, non sentirti obbligato a giustificarti. Hai la tua opinione, perché sia solida e chiara. Pensa ai motivi e agli argomenti che sono alla base della risposta che dai. Crea il tuo modo di dire no, secondo il tuo stile personale. E qui, anche qui, ogni alunno
può scegliere l'opzione, quindi non voglio fumare perché ci sono varie opzioni, non voglio bere perché ci sono varie opzioni. Alla fine, nella fase 3, la discussione viene condotta dall'insegnante. Essere assertivi non significa sempre creare situazioni di conflitto. Tuttavia, talvolta si ritiene di dover intervenire e affrontare una situazione con una risposta negativa. Vengono presentate alcune situazioni che possono essere simili a situazioni vissute. Gli esempi della fase 1 e fase 2 hanno lo scopo di ridurre al minimo le possibilità di un conflitto, consentendo di ottenere ciò che si vuole davvero e allo stesso tempo di fare bella figura con i propri compagni. Cercate di considerare la cultura e lo stile di vita degli alunni. Prima di iniziare, esaminate brevemente gli esempi tratti dall'attività di apertura e sottolineate le risposte assertive della situazione relativa alla sorella nella stanza e di quella relativa all'amico che chiede in prestito la penna. Dividete quindi poi gli alunni in cinque gruppi per lavorare in gruppi di 5 per lavorare su uno dei seguenti esempi di situazioni in cui è necessaria una risposta assertiva. Sono situazioni di vita quotidiana legate alla necessità di difendere le proprie opinioni personali. Quindi leggete le cinque situazioni alla classe, invitate gli alunni a fornire altri esempi pertinenti. Per esempio, trascorri le vacanze di Pasqua in un villaggio in cui si praticano sport acquatici, dove c'è solo un altro tuo amico. Tu e il tuo amico non fumate, due altri compagni di villaggio appena conosciuti vi offrono una sigaretta, voi non volete fumare. Oppure, sei a casa e i tuoi genitori sono usciti per la serata, sanno che alcuni amici verranno a trovarvi per guardare un DVD. Uno di loro ha una bottiglia di vino e vuole berla in compagnia, non vuoi che nessuno beva in casa tua. Sei una ragazza ad una festa di compleanno un amico un po' più grande di un amico un po' più grande di te. Durante la festa si passa lentamente al ballo. I genitori del tuo amico sono in casa, ma non si fanno vedere. Ti trovi improvvisamente isolata dagli amici che conosci, mentre alcuni ragazzi dimostrano un chiaro interesse sessuale nei tuoi confronti. Non vuoi essere vicino a loro. Oppure, un caro amico ha bisogno di soldi per restituirli a un compagno di scuola che gli aveva prestato 20 euro. Chiede a te di prestargli questa somma. Sai che probabilmente non ti restituirà i soldi perché ha già fatto la stessa cosa con molti altri amici. Esiti pertanto a dargli 20 euro meritatamente guadagnati. Oppure, infine, durante una gita scolastica hai 2 ore libere a disposizione in una grande città. Nel gruppo c'è solo uno dei tuoi migliori amici. Avete circa 10 euro ciascuno. Una delle persone del gruppo propone di passare il tempo in un parco divertimenti. In realtà tu vuoi passare il tempo a girare per i negozi per comprare qualcosa. Chiedete a ciascun gruppo, quindi, di scegliere una di queste situazioni o di crearne una nuova. I membri del gruppo si dividono in ruoli e cercano di dare due risposte assertive e allo stesso tempo rispettose delle opinioni degli altri. Scusate, non so che è successo. I gruppi di lavoro cercano di trovare risposte autentiche e naturali e ciascun gruppo si esercita con esempi di risposte assertive adeguate alla propria situazione. Le risposte assertive fornite durante questa attività devono essere scritte sulla lavagna ed esaminate. Chiedete agli alunni di completare le seguenti frasi nel proprio quaderno. Una cosa che ho imparato in questa unità è ciò che volevo dire nell'unità, ma non ho avuto l'opportunità di fare era che. Una cosa che ricordo di qualcun altro durante l'unità è qualcosa di me stesso che mi ha sorpreso. Se c'è qualcosa a cui voglio ancora parlare, cercherò di parlarne con. A chiusura, quindi, spiegate che tutti hanno bisogno di praticare l'assertività e di imparare a dare risposte assertive. La vita reale è la migliore opportunità per rafforzare ciò che è stato appreso. Chiedete agli alunni di usare le risposte assertive in alcune situazioni reali in cui potranno trovarsi nei prossimi giorni. Quindi in breve, in questo modulo, servirà per individuare situazioni in cui si può essere assertivi. Vengono forniti degli esempi di risposte assertive. Ciascun gruppo sceglie una situazione e prova a dare varie risposte assertive per determinarne due. Ciascun gruppo mostra i risultati scrivendo la risposta assertiva sulla lavagna. E infine, ovviamente, la valutazione e la riflessione personale. Prima di chiudere il modulo, vi faccio vedere gli allegati. Lo vedete sempre? Ok, questo è l'allegato, quello che vi facevo vedere delle risposte assertive. Faccio valere la mia opinione. E quest'altro è l'altro allegato. Crea il tuo modo di dire no secondo il tuo stile personale. Anche qui le crocette sulla risposta che vogliono dare.
Ok, ci sono domande riguardo a questo modulo? Ok, se è tutto chiaro, ci faccio domanda. Sono una Sento o non la sento? Non so se è un problema mio, ma non la sento più. sente? Ora sì. Ah, Ora no. ok. Ora sì. Mi sente? Allora, io quando prima lei ha parlato del gomitolo all'inizio, Del ecco, primo. non ho capito il tema che si affronta con i ragazzi, perché è saltata la connessione. Allora, quello del gomitolo, quindi il modulo 1, è sempre la collaborazione e l'integrazione nel gruppo. Quindi Sì, però praticamente. mentre io ho sentito che in Up and Down parlava di, cioè i ragazzi parlano del motivo per cui si Esatto, sentono è lo bene. stesso, devono de di dire chi sono e da dove vengono, è una cosa bella e che è una cosa che gli piace fare. Mi ha Ok, sentito ora? perché avevo sentito, quindi ok, va Sì, bene. è sempre il solito, nel senso ogni bambino dirà una cosa che gli piace fare e qualcosa che gli piace, una cosa bella che fa. E passerà il gomitolo. Quando poi il gomitolo torna indietro, perché alla fine, quando ogni alunno avrà preso, diciamo, una parte del gomitolo, il gomitolo deve ritornare indietro. Nel momento in cui ritorna indietro, il bambino dovrà ricordarsi una cosa che ha detto il bambino che gli ha passato il gomitolo. Ah, ok, va bene, quindi Quindi, oltre sì. a dire, dovrà anche ascoltare quello che viene detto dagli altri compagni. Sì, ok, va bene. Scusate, No, l'ero no, nessun persa. problema. Allora, modulo 2, ci sono domande riguardo a questo, sull'assertività, se no si procede al modulo 3. Ok. Il modulo 3, riguarda identità di genere e educazione affettiva, questo sempre sugli obiettivi, 3, 4, 5 e 10 dell'Agenda 2030, questo è un modulo base. I traguardi e lo sviluppo delle competenze dell'alunno, quindi l'alunno svilupperà la capacità di gestione dei conflitti, cos'è la violenza, i tipi di violenza, la differenza conflitto-violenza, la gestione delle situazioni di conflitto, favorirà l'analisi delle immagini della donna e dell'uomo nei media, abbattimento degli stereotipi di genere, quali sono gli stereotipi e come sfatarli, sarà in grado di difendersi dal cyberbullismo, quindi come difendersi e non offendere, educazione all'affettività, stare insieme, gestione dell'abbandono, tutela di sé, potenziamento delle competenze personali, sarà in grado di codificare il linguaggio verbale e non verbale. Quindi andiamo direttamente all'attività. Sarà un confronto aperto e franco rispetto agli stereotipi di come essere maschio e di come essere femmina, sulle caratteristiche dell'uno e dell'altra, la capacità di accoglienza della diversità, diversità come ricchezza piuttosto che come marginalità e limite, condivisione dei comportamenti e risoluzione dei conflitti. Quindi pensare in maniera diversa arricchisce, non bisogna pensare tutti alla stessa maniera, e rispetto reciproco. Gli obiettivi di apprendimento quindi saranno, come abbiamo già detto, la capacità di gestione dei conflitti, l'analisi delle immagini della donna e dell'uomo nei media, l'abbattimento degli stereotipi di genere, il cyberbullismo, l'educazione all'affettività, il microbullismo e la codifica del linguaggio verbale e non verbale. Questa unità utilizza due metodologie, il lavoro individuale tramite disegni e testi che richiedono l'impegno individuale e la discussione di gruppo con il docente che conduce. Il ruolo del docente è molto importante nel momento della discussione, deve garantire la partecipazione di tutti gli alunni, frenare commenti e giudizi e imporre un ritmo sostenuto senza commenti mentre prende nota delle descrizioni. Si consiglia l'uso della lavagna per prendere nota delle caratteristiche, radunare descrizioni simili, semplificare le descrizioni in maniera tale che alla fine venga fuori un profilo condiviso sulle caratteristiche maschili e femminili. Altro ruolo importante sarà quello di dirigere la discussione, aiutare
aiutare nelle difficoltà di espressione, sottolineare le caratteristiche, le similitudini e le differenze di genere più importanti, sollecitando il gruppo ad evidenziare le similitudini piuttosto che le supposte differenze di genere. Il secondo esercizio può essere svolto in un altro momento. È probabile che il primo lavoro possa prendere tanto tempo, ma sarebbe importante favorire anche il secondo esercizio, che può essere relativamente semplice, cercare legami con il normale programma scolastico. Di cosa abbiamo bisogno? Fogli A4, i colori, la lavagna e i gessi colorati. L'attività viene svolta in classe senza nessun tipo di problema. Ovviamente, magari ci sarà bisogno di un po' di spazio. Ovviamente l'apertura sarà sempre un breve richiamo al progetto School Food. Dovrà essere quindi introdotta la tematica della distinzione di genere, quanto più vicino e quotidiano possa esserci, e di come possano facilmente passare stereotipi e modi di ragionare che influenzano nel bene o nel male i comportamenti e le abitudini. La violenza di genere, il bullismo, la derisione passano spesso attraverso attacchi all'identità di genere, alla mancata accettazione dell'altro, e si inizia da maschio e femmina, fino al punto che l'adesione stereotipale di comportamenti e mentalità impedisce di fatto una riflessione sulla propria identità. L'argomento dell'unità è l'accettazione e la comprensione di se stessi tramite l'accettazione dell'altro. Anche questa attività si svolge in tre fasi. La prima fase è un lavoro individuale, si divide la classe in due, se la classe lo permette, la si divide in maschi e femmine, altrimenti si divide arbitrariamente in due. A metà classe, quella composta dai maschi, si dà la consegna di disegnare una donna e scrivere tutte le cose che secondo te possono fare e quelle che non possono fare e perché. All'altra metà della classe, quella delle femmine, si dà la consegna: disegna un uomo e scrivi tutte le cose che secondo te può fare e quelle che non può fare e perché. Discussione su quello che è stato proposto e su cosa è possibile e impossibile fare per l'uomo e la donna. Quindi qui il docente inizia da uno dei due gruppi e raccoglie alla lavagna le caratteristiche che mano a mano tutti i componenti del gruppo danno, prima della donna e poi dell'uomo. Il docente dovrà raggruppare le risposte simili, proporre categorie simili. È importante raccogliere tutti i contributi senza alcun commento e soprattutto giudizio. Tutto viene trattato con il rispetto e dando la giusta importanza. Si lavora con la classe sulle similitudini e sulle differenze, cercando di far comprendere alla classe che molte delle differenze supposte non siano veritiere. Che cosa effettivamente differenzia la donna dall'uomo? Cos'è che una donna può fare e non può fare in più dell'uomo? Anche se l'attenzione è posta soprattutto sull'emersione delle competenze femminili, bisogna aiutare il gruppo a costruire un profilo maschile, non maschilista. La fase 3 sarebbe molto importante recuperare un tempo per un secondo esercizio, che funziona da verifica della comprensione del lavoro di gruppo. Assegnare un compito individuale diverso eppure uguale per le femmine. Che differenze ci sono tra te e un maschio? Racconta e se vuoi disegna. E per i maschi, che differenze ci sono tra te e una femmina? Racconta e se vuoi disegna. Volendo, alla fine si può predisporre un questionario molto semplice per la valutazione, ma questo è facoltativo. L'importante, è che nello spazio di chiusura, programmare ulteriori approfondimenti dell'argomento, così come si può ipotizzare di utilizzare la metodologia del lavoro individuale e del confronto in grande gruppo per la trattazione di argomenti disciplinari e affrontare situazioni di particolare importanza, risoluzione dei conflitti, partecipazione a grandi eventi significativi, gestione del lutto. Va comunque elogiata la classe per il lavoro svolto, per l'impegno e le soluzioni trovate. Anche in questo caso è fondamentale la discussione in gruppo dei risultati emersi, favorendo il confronto e l'abbattimento degli stereotipi culturali. Si consiglia di utilizzare il normale orario curricolare e di considerarlo una prova di italiano, scienze, religione e storia. Sarebbe molto importante se questo lavoro fosse svolto in accordo come consiglio di classe e ripreso quindi all'interno delle singole discipline per gli specifici aspetti disciplinari. In breve, quindi, gli alunni apprendono il confronto in grande gruppo, apprendono l'accettazione dell'altro e delle sue opinioni, apprendono la risoluzione dei conflitti. Gli alunni riflettono sulle modalità e sulle credenze dell'essere uomo o donna, il rispetto delle diversità, imparano a riflettere su loro stessi, apprendono come sia possibile risolvere i conflitti senza derisioni o stereotipie. Ci sono domande al riguardo a questo modulo? Okay. Non vedo domande nemmeno in chat.
Quindi, dopo il modulo base, passiamo al modulo di consolidamento, sempre sull'identità di genere ed educazione affettiva. Ovviamente il traguardo delle competenze è sempre uguale al precedente. Questa unità si occupa soprattutto del superamento del concetto di pregiudizio per promuovere una cultura della competenza basata sulla raccolta diretta di informazioni e sulla valutazione dei fatti. Attraverso la ricerca di fonti dirette si favorirà la conoscenza e la consapevolezza degli alunni. L'esperienza di acquisire informazioni dalla fonte diretta verrà utilizzata anche per risolvere e rivedere i giudizi che circolano tra gli alunni stessi e o rispetto a luoghi e situazioni vicine all'esperienza dei bambini. Obiettivi di apprendimento, quindi ricerca delle fonti dirette di informazioni, confronto fra fatti accertati e opinioni, confronto tra punti di vista differenti, promozione del rispetto delle differenze. Quindi, quanto accaduto nello scorso anno scolastico ha costretto docenti ed alunni a ricorrere a tecnologie informatiche, improvvisando e costringendo alla ricerca di metodologie condivise. Cioè, parla ora via lo scorso anno perché non è stato aggiornato, si parla del discorso poi della pandemia da Covid. Si insiste sulla metodologia del New Web Quest, che è una metodologia didattica innovativa, cooperativa, inclusiva, ispirata dal costrutto di comunità creativa di ricerca. Sostanzialmente si promuove la strutturazione di piccoli gruppi che si impegnano nelle ricerche di fonti dirette rispetto a fatti e questioni che comportano, nel nostro caso, un giudizio, un pregiudizio sommario e poco motivato. Nella seconda parte i lavori verranno presentati in plenaria. È possibile utilizzare questa modalità per promuovere compiti di gruppi a casa, facilitando ricerca e sintesi. Nel caso in cui non siano disponibili un numero sufficiente di computer o tablet, si suggerisce di strutturare i gruppi ad assegnare a ciascun gruppo uno specifico tema, così come verrà suggerito. Quindi, ciascun gruppo deve avere a disposizione un computer o un tablet. Servono un buon numero di fogli bianchi e penne per prendere nota, confrontare, annotare e preparare l'intervento di presentazione. Nel caso in cui non siano disponibili i computer, sono sufficienti fogli bianchi e penne. Si può utilizzare se avete l'aula multimediale oppure comunque va bene anche la classe stessa, l'importante è che ci sia spazio per poter lavorare in gruppo. E in apertura ovviamente si ripercorre sempre tutto il discorso della school food, di school food e dei moduli fatti in precedenza e alla fine si introduce diciamo questo modulo. Quest'ultima unità introduce quindi l'utilizzo di tablet e computer per la ricerca delle fonti dirette rispetto a fatti di cronaca o a giudizi che corrono nel web, nella stampa e a casa su fatti accaduti di recente. Si riprende il lavoro svolto nell'unità precedente rispetto a lavori da maschi o lavori da femmine e si cerca per un numero definito di mestieri di individuare le donne che si sono distinte, in cosa si sono distinte e che considerazione sociale hanno avuto. Tutto questo verrà fatto cercando direttamente le fonti dell'informazione attraverso la ricerca di dati scientifici, di avvenimenti. Si cercherà di costruire la storia dei personaggi femminili individuati. Si formeranno piccoli gruppi, ognuno dei quali si occuperà di una singola storia. Ogni gruppo presenterà in plenaria il lavoro svolto. Si possono prendere spunti per indirizzare i bambini a diverse storie, quindi qui vengono citati alcuni libri che possono essere utilizzati. C'è anche un sito internet che ci cliccate sul modulo che vi apre. Si suggerisce di indirizzare la ricerca sul web a partire da parole significative, storie di donne coraggiose, donne che hanno cambiato la storia, donne scienziate, donne della resistenza e nelle guerre. La variazione rispetto alla mancata disponibilità di computer e la costruzione della storia avverrà ricostruendo e utilizzando le storie che ciascun componente del gruppo potrà inventare rispetto al mestiere, cercando di annullare le differenze di genere, dando rilievo alla femminilità. Quindi, fase 1. Si utilizza il cerchio. L'insegnante chiede agli alunni quali mestieri sono emersi nell'unità precedente che sono sembrati adatti ai maschi. Devono emergere 4-5 mestieri. Si suddivide in maniera casuale la classe in 4-5 sottogruppi e si assegna a ciascun sottogruppo un mestiere. Ciascun gruppo lavora autonomamente utilizzando un PC
se sono disponibili, si indirizzano i bambini verso la ricerca di personaggi femminili che si sono distinti in quello specifico mestiere. Ciascun gruppo è chiamato a scegliere un personaggio femminile significativo. Nel caso in cui non sia disponibile un computer, ciascun gruppo lavorerà sul mestiere proposto, costruendo una storia con protagoniste femminili, valorizzando le competenze e le capacità delle donne, fino a descrivere una donna che possa essere adatta per quello specifico mestiere. Ciascun gruppo collabora ad uno specifico compito, raccogliere notizie sul personaggio scelto e individuare fatti salienti della vita e delle scoperte e delle conquiste del personaggio. Ciascun gruppo dovrà costruire un articolo del giornale di classe dedicato al personaggio, con una foto, la biografia sintetica, gli avvenimenti salienti della vita e perché è diventata famosa. Nel caso non sia disponibile un computer, lo stesso compito vale a dire costruire un articolo del giornale in cui emerga una figura femminile, anche inventata o realmente esistita, che si sia distinta in quella specifica professione, mettendo in rilievo le caratteristiche femminili e specifiche date dalla, capacità dell'essere donna. Si ritorna alla fine in plenaria e un portavoce per ciascun gruppo presenta le conclusioni della propria indagine. I 4-5 lavori saranno pubblicati sul giornale morale della classe. Alla fine l'insegnante loderà il lavoro fatto e propone al gruppo di utilizzare questa metodologia anche per altri argomenti da trattare e anche per personalità maschili. La valutazione non importa, alla in chiusura. Riassumete il lavoro svolto, dando rilievo al prezioso lavoro fatto, all'impegno che avete riconosciuto. Potete concludere invitando gli alunni a riflettere sul valore positivo della diversità, la diversità come ricchezza. Essere diversi vuol dire dare il giusto valore all'individualità e all'identità personali, stando ben attenti alle pari opportunità e al superamento degli stereotipi. Fare riferimento ai lavori svolti nella classe e valorizzateli. La classe lavora quindi sulle fonti dirette di informazioni, si confronta per operare una sintesi dei fatti accaduti e si confronta per elaborare la sintesi per la presentazione del personaggio. Quindi, anche questo modulo è concluso. Non so se ci sono domande. È tutto chiaro? Ok, allora prima di fare il modulo 5, il modulo base e quindi poi il suo coso, facciamo 10 minuti di pausa se volete, se vi va bene. Quindi sono le 10:20, ricominciamo alle 10:30. Scrivo anche qui nella chat, così se qualcuno se lo fosse perso. Ok, ripartiamo. Allora, adesso il modulo 5, anche questo modulo base è il modulo di consolidamento, carta del fanciullo, carta dei diritti del fanciullo e nuovi diritti. Altra, le competenze e i traguardi che svilupperà l'alunno sono esercitare sempre il pensiero critico e il giudizio morale dinanzi alle dinamiche del gruppo, prenderà consapevolezza che le regole del vivere e del convivere devono essere condivise dal gruppo. Quindi si lavorerà sul concetto essenziale di cittadinanza e di rispetto della diversità, di diritti, di equità, di futuro, di consapevolezza che siamo tutti cittadini tutelati da diritti. Dobbiamo riconoscere che il nostro specifico diritto è il diritto di tutti quelli come me e anche di coloro che sono diversi da me. Per avere e rivendicare i diritti bisogna riconoscere l'altro come portatore di diritti proprio come me. Quindi gli alunni impareranno a confrontarsi con le agenzie internazionali, con la Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, parteciperanno a un processo di cittadinanza attiva, proponendo elementi aggiuntivi che vanno al di là delle esigenze dei singoli. Lavoreranno in gruppo per operare una sintesi comune e proporre nuovi elementi. Questa unità utilizza due metodologie, la discussione di gruppo e la sintesi di gruppo, tramite la consapevolezza che si sta lavorando su qualcosa che riguarda i propri diritti e che richiede impegno e partecipazione. Si consiglia di coordinarsi con gli altri insegnanti di classe quinta, impegnati in altre classi, per suddividere il lavoro. Ciascuna classe si occuperà di massimo 5 articoli, senza doppiarsi, scegliendo tra questi articoli. 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, vabbè, ci sono elencati tutti gli articoli che si da guardare. Si può procedere per estrazione utilizzando un unico contenitore per tutte le classi, eliminando di volta in volta gli articoli assegnati. Quindi, che cosa abbiamo bisogno? Stampare la convenzione nell'allegato 2, che ora vi faccio vedere, e dividerla in 5 parti. Occorrono almeno 5 fogli a 3, matite e pennarelli, una lavagna, foglietti o post-it di 5 colori diversi, e quindi poi l'allegato 1 e l'allegato 2.
Ovviamente serve uno spazio molto grande per poter lavorare. Iniziare, come sempre, l'apertura di questa attività con un richiamo a School Food e alle unità precedentemente fatte, richiamate le regole del contratto di classe, presentate a questo punto la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza, allegato 1, che adesso vi faccio vedere. Questo è l'allegato 1. Quindi ci sono tutti gli articoli. Questo conviene stamparlo e metterlo in classe. Ci sono tutti, come vi dicevo, tutti gli articoli interessati e poi diciamo delle attività da poter svolgere. Mi scusi, la posso interrompere un Sì. secondo? Mi scusi tanto, ma mi si era scaricato il computer, io non ho capito di quale modulo lei sta parlando, così me lo scrivo. Sì, sto parlando del modulo 5, Sì? Perfetto. la carta dei diritti del fanciullo e dei nuovi diritti, è un modulo base. Diciamo, gli obiettivi sono a confrontarsi con l'Agenzia Internazionale e la Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, parteciperanno a un processo di cittadinanza attiva e lavoreranno in gruppo per operare una sintesi comune e proporre nuovi elementi. Quindi, Perfetto, grazie, mi scusi niente, tanto. ci mancherebbe. Quindi stavo dicendo che praticamente servirà stampato e presentato quindi la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è l'allegato 1, quello che vi ho mostrato adesso. La classe verrà coinvolta in un processo di partecipazione voluto dall'AGIA, per cui viene richiesto il loro impegno e la massima partecipazione. Anche questa attività si svolge in più fasi. La prima fase, quindi, il docente avrà stampato la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella sua sintesi preparata da Save the Children, che ve la faccio vedere, è l'allegato 2. Eccola qua, quindi dove ci sono, è una sintesi di tutta, di tutti con tutti gli articoli, così almeno in un solo foglio. E avrà ritagliato ciascuno degli articoli evidenziati, quelli che vi ho fatto vedere prima, che sono riportati qui. 2, 3, 7, 9, 10, 12, sono questi qua. Bisognerà predisporre prima dell'incontro una serie di bigliettini di 5 colori diversi, con 5 simboli diversi. I 5 simboli possono essere casuali, per esempio stella, cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo, i colori uguali, qualsiasi colore va bene, per esempio rosso, celeste, verde, bianco, giallo. È importante fare in modo che ciascun simbolo sia di un colore diverso, in maniera tale da formare 5 diversi gruppi basati sul simbolo e poi fare, una volta, in un passo successivo, 5 gruppi basati invece sul colore. Quindi i nuovi gruppi saranno formati da un bambino che ha fatto parte del gruppo iniziale. Nel caso in cui ovviamente il numero dei bambini della classe sia diverso, si possono formare quattro gruppi. Allora, la seconda fase si consegna quindi a ciascun alunno un solo degli articoli della convenzione selezionata, ciascun gruppo, scusate, ogni gruppo avrà un articolo differente. Ciascun gruppo ha come mandato quello di leggere gli articoli e lavorare su due livelli. Quindi, innanzitutto, provare a definire un articolo secondo il loro linguaggio, quindi traducendo quello che il gruppo ha capito dell'articolo in un linguaggio più comprensibile e immediato. Una volta completata la riscrittura, il gruppo dovrà costruire un disegno che possa rappresentare il senso di quanto affermato nell'articolo. Successivamente, il disegno rimane nella postazione dove ha lavorato quel gruppo che lo ha creato e i gruppi invece vengono ricostruiti, come vi dicevo, sulla base geometrica del foglietto, per cui si formerà il gruppo stella, triangolo, quadrato e così via.
Se le cose sono fatte secondo criterio, in ciascun nuovo gruppo dovrebbe trovarsi almeno un rappresentante di ciascuno dei precedenti gruppi formati in base al colore. La consegna adesso è questa: ciascun nuovo gruppo si ferma ad una delle postazioni e il bambino che ha partecipato alla costruzione del disegno specifico racconta agli altri che cosa rappresenta il disegno e perché hanno scelto quel modo di presentare l'articolo. Una volta finita la presentazione, non più di 5 minuti a disegno, il gruppo si sposta alla propria destra, così come tutti gli altri gruppi. Il bambino che ha partecipato alla creazione del disegno in quella postazione riferirà agli altri cosa rappresenta e perché è stato fatto quel disegno. Così via, fino a completare il giro, in modo tale che ciascun bambino avrà avuto modo di riferire agli altri il lavoro svolto e tutti avranno avuto modo di sentire e conoscere il lavoro di ciascun gruppo e conoscere tutti gli articoli della convenzione. A fine lavoro viene ovviamente riassunto il lavoro svolto, dato rilievo al prezioso lavoro fatto e all'impegno che è stato riconosciuto. Gli alunni sperimentano quindi una modalità di lavoro in gruppo, gli alunni prendono contatto con uno strumento eccezionale, di eccezionale valore come la Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, gli alunni sperimentano la possibilità di tradurre la comprensione di concetti letti in un elaborato che utilizza l'abilità del disegno e che traduce la conoscenza su un piano intellettivo astratto. Gli alunni si sentono parte di un organismo mondiale. Questa è la conclusione di questo modulo. Ci sono domande? È chiaro? Ok, se non ci sono Un attimo domande solo. rispondo. Sì? Sì. Allora, io ho fatto un piccolo riepilogo perché le mie colleghe sono tutte al collegio, io sono delegata. Sì? Volevo chiedere, quindi dopo aver stampato la convenzione, parlato della sintesi dell'allegato 2, poi facciamo vedere l'allegato 1 dove ci sono tutti gli articoli, magari lo stampiamo. Pongono 5 gruppi, giusto? E si consegna a ciascun gruppo un solo articolo, cioè ognuno di loro si deve occupare di un solo articolo. Quindi prima scrivono che cos'è un articolo, giusto, in generale, e poi No, si occupano. loro riscrivono l'articolo che hanno avuto, lo ritrascrivono secondo le loro, come lo hanno interpretato, come lo hanno capito in maniera più semplice e chiara. Ah, Prego. ok. Ora, erano alcuni articoli selezionati. Però ecco, sono questi qui per poterlo riscrivere a parole loro e rappresentato tramite disegno. Sì, ok, quindi disegno. E poi si confrontano, cioè ogni gruppo si confronta? Allora, all'inizio i bambini verranno di sono divisi, ogni bambino avrà un post-it con una forma di un colore diverso. Okay. I gruppi verranno formati in base all'inizio, per esempio, in base al colore. Quindi tutti quei bambini che hanno il colore blu saranno in un gruppo, tutti i bambini che hanno il colore giallo in un gruppo e così via. Okay. Questi bambini divisi per colore andranno a fare quello che si è detto adesso, cioè rielaborare l'articolo, cioè renderlo in maniera più comprensibile e immediata per loro e disegnare quello che è affermato in quell'articolo. Fatta questa cosa, i bambini, oltre ad avere il colore, avevano una forma. Quindi adesso vengono ridivisi in base alle forme, quindi tutti i quadrati insieme, tutti i cerchi insieme, tutte le stelle insieme e così via. Cosa succede? Ovviamente ogni bambino rivà alla postazione dove c'erano, perché i disegni sono rimasti lì nelle postazioni precedenti di ogni gruppo. Quindi in un gruppo, ovviamente, in quella postazione, ci sarà un bambino che aveva quel colore che ha fatto quell'articolo. Non so se mi sono spiegata. Quindi quel bambino che ora sarà in questo nuovo gruppo in base alla forma, però aveva il colore dell'elaborato, diciamo, spiegherà a tutti gli altri bambini perché è stato fatto
quel disegno e spiegherà agli altri bambini in parole immediate e comprensibili l'articolo. E così via, poi si sposteranno in tutte le varie postazioni, in modo tale che vengano spiegati tutti i disegni fatti e quindi gli articoli come sono stati elaborati. Va Non so bene. se adesso è più chiaro. Sì, grazie. Ok. Allora, si passa al modulo 6, che riguarda il consolidamento, sempre sulla Carta dei Nuovi Diritti. Andiamo direttamente all'attività, quindi dopo aver trattato i diritti sanciti dall'AGIA, si completa la carta con la nuova Carta dei Diritti suggerita alla classe. Gli alunni praticheranno quindi il rispetto verso gli altri, costruiranno le regole della convivenza civile e apprenderanno il significato e il valore della cittadinanza attiva e della democrazia. La metodologia è basata sul cooperative learning, scusate, sulla didattica inclusiva. La Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, suddivisa allo stesso modo dell'unità precedente. Serviranno penne e pennarelli, fogli a 3, almeno 5 e fogli a 4 se necessari. Lo spazio è sempre il solito, la classe dovrà essere disposta in modo tale che possano garantire, possano lavorare i gruppi e che ci sia la lavagna. Come sempre in apertura, riepilogare il lavoro precedente, perché questo diciamo è il modulo consolidamento del lavoro precedente, e il lavoro che ci aspetta è quindi strettamente connesso con quanto già fatto. Anche questa attività si svolge in più fasi. La prima fase si inizia la plenaria e si passa alla fase della costruzione dei nuovi diritti. L'insegnante invita il gruppo a formulare i nuovi diritti e ne prende nota alla lavagna, facendo in modo di raggruppare suggerimenti su categorie simili. In questa fase si accetta tutto e, se si vuole, si potrà confrontare le proposte emerse con quelle riportate nella sezione dedicata alle notizie essenziali per il docente. In fase 2, suddividete la classe in 5 gruppi, gli stessi dell'unità precedente, secondo il colore, e ciascun gruppo avrà uno dei nuovi diritti emersi dalla discussione in plenaria. Il compito per ciascun gruppo sarà di formulare il diritto in maniera il più possibile chiara, come se fosse una legge, ma comprensibile a tutti. Ciascun gruppo nominerà un portavoce. Si torna in plenaria, in cerchio, e il portavoce presenteranno gli articoli scritti sui nuovi diritti. Non importa se i bambini troveranno diritti su cui non hanno lavorato, ma che sono presenti nella carta originaria dei diritti dei fanciulli. In questo caso il docente potrà sottolineare la capacità del gruppo di aver lavorato bene. Non c'è valutazione perché ovviamente il lavoro svolto è già a valutazione. In chiusura, gli alunni e gli insegnanti si attaccano reciprocamente un foglio di carta sulla schiena. Ognuno cammina per la classe e scrive un complimento sulla schiena degli altri. Ciascuno degli alunni deve raccogliere almeno 2 o 3 complimenti sul foglio. Dopo l'esercizio, gli alunni leggono i complimenti dei loro compagni. Se gli alunni riferiscono brevemente cosa hanno provato ricevendo, facendo complimenti, l'insegnante assicura che gli alunni abbiano complimenti sulla schiena e, se così non fosse, esortate gli alunni a scrivere un complimento sul foglio. Quindi la classe si esercita sui riconoscere i doveri che accompagnano i diritti, si confronta su tematiche di importanza internazionale, gli alunni si scambiano complimenti con i propri compagni di classe. Ci sono domande al riguardo? Ok, passiamo al modulo 7, anche questo modulo base e poi modulo consolidamento, gioco, realtà virtuale e comunicazione. Allora, il traguardo e lo sviluppo delle competenze, anche qui l'alunno eserciterà il pensiero critico, il giudizio morale dinanzi a fatti e situazioni diverse, imparerà a lavorare in gruppo utilizzando strumenti diversi, racconterà una storia significativa, espone il lavoro fatto ad un gruppo di pari. Quindi, le dipendenze sono un argomento difficile da trattare con i bambini di 10-11 anni, così come riesce difficile spiegare perché bisogna passare poco tempo con il telefono, giocare poco con i videogiochi e mantenere la riservatezza rispetto a quello che succede a un amico o un compagno di classe. L'unità punta decisamente nel rafforzare fattori protettivi rispetto al pericolo di dipendenze, sia quelle che potranno arrivare in un prossimo futuro, sia quelle che sono già presenti come rischio.
per esempio la sopraffazione, la denigrazione dell'altro, i disturbi alimentari, i videogiochi e il telefono. Proponiamo quindi una modalità di lavoro di gruppo con l'utilizzo di personaggi che vengono rappresentati nelle fiabe di tutto il mondo. Da un lato, il rafforzamento del fattore di protezione rappresentato dalla capacità di stare e lavorare in gruppo per obiettivi positivi tramite una specifica metodologia. Dall'altra, la riflessione comune su personaggi molto significativi di saggezza infantile e antica. Quindi gli alunni impareranno a lavorare in gruppi utilizzando strumenti diversi, racconteranno una storia significativa ed esporranno il lavoro fatto a un gruppo di pari. La metodologia didattica da utilizzare in questa unità è basata sul cooperative learning e sul confronto peer-to-peer, lavoro di gruppo in gruppo con partecipazione attiva di tutti gli alunni. Si consiglia di utilizzare il tempo anche dell'unità di approfondimento. Di cosa abbiamo bisogno? Un tabellone con gli 8 protagonisti, le funzioni tagliate una ad una, foglia 4, allegato 1, allegato 2, allegato 3. Utilizzare gli stessi spazi ovviamente delle altre unità. In apertura, come sempre, richiamare il progetto e le unità che hanno preceduto questa. Adesso illustrare brevemente il materiale che verrà presentato e la metodologia che verrà utilizzata di Vladimir Prup, che era uno studioso antropologo che ha studiato la struttura delle fiabe, quelle che abbiamo appreso da piccoli o che sono state riprese dalla TV. Ha notato che all'interno delle fiabe, di qualsiasi fiaba, in qualsiasi cultura, ritornano tipologie di personaggi e funzioni abbastanza simili. La fiaba di solito è il racconto del passaggio dalla fase infantile a quella adolescenziale e da questa al diventare adulti. Si presentano i personaggi utilizzando la seguente presentazione. Allegato 1, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Non so se lo vedete. Ruoli dei personaggi e le funzioni. Quindi personaggi, situazioni, azioni che si ripetono quasi sempre. Ha quindi trovato per i personaggi 7 ruoli fissi e per le situazioni, azioni, 31 funzioni. Questi 8 personaggi chiave, quindi allegato 2, comunque tanto sono scritti anche lì. Eccolo qua. Sono l'antagonista, il mandante, l'aiutante, la principessa, il premio, il padre di lui, il donatore, l'eroe o la vittima, il ricercatore e il falso eroe. L'antagonista, colui che lotta sempre contro l'eroe, il mandante, il personaggio che esplicita la mancanza e manda via l'eroe, l'aiutante, generalmente un mago, la persona che aiuta l'eroe nella sua ricerca, la principessa o il premio, l'eroe nel corso della storia si rende degno di lei ma è impossibilitato a sposarla per via di una serie di ingiustizie generalmente causate dall'antagonista. Il viaggio dell'eroe spesso termina quando riesce finalmente a sposare la principessa sconfiggendo l'antagonista. Il padre di lei, colui che fornisce gli incarichi all'eroe, identifica il falso eroe e celebra poi il matrimonio. Proprio ha notato che quanto riguarda la loro funzione, la principessa e il padre spesso non sono chiaramente distinguibili. Il donatore, il personaggio che prepara l'eroe o gli fornisce l'oggetto magico, l'eroe, la vittima o il ricercatore, colui che reagisce al donatore e sposa la principessa, è il falso eroe, la persona che si prende il merito delle azioni dell'eroe o cerca di sposare la principessa. Si presentano adesso le 31 funzioni che i personaggi possono svolgere. Eccole qua. Ve le faccio vedere anche nell'allegato che trovate al kit. Eccolo qua. Quindi funzione allontanamento. Un personaggio dalla fiaba si allontana da casa per un particolare motivo. Oppure divieto. All'eroe viene proibito di fare qualcosa e gli viene imposto un divieto. Infrazione del divieto. L'eroe non rispetta la proibizione e trasgredisce il divieto che gli era stato imposto. E così via. Queste sono le azioni. Allora, l'insegnante quindi dovrà stampare lo schema sopra riportato e tagliare le 31 funzioni con la descrizione, mentre gli 8 personaggi rimangono visibili sul tabellone attaccato al muro. Quindi anche questa attività si svolge in più fasi. Prima fase, si costituiscono i soliti 5 gruppi con criteri di casualità, o si può usare la combinazione dei simboli dell'unità precedente.
Ciascun gruppo ha a disposizione gli 8 personaggi, mentre verranno distribuiti casualmente a ciascun gruppo 6 funzioni. Il mandato è quello di utilizzare gli 8 personaggi e le 6 funzioni per creare una storia. Ciascun gruppo riceve un compito specifico tra queste 5 tracce: lotta contro il fumo di sigaretta, lotta contro un'alimentazione scorretta, lotta contro la dipendenza dal telefonino, lotta contro il bullo violento, lotta contro l'isolamento e l'esclusione dal gruppo. Il gruppo dovrà decidere l'ambientazione, dove si svolge l'azione, il tempo, in quale epoca si svolge, la descrizione dei personaggi, gli oggetti che vengono usati, le azioni che vengono compiute e la successione del tempo. Il tutto nel rispetto dei ruoli e delle funzioni che il gruppo ha ricevuto. Si comunica ai gruppi che non è necessario che nella storia compaiano tutti i personaggi, ce ne devono essere tanti quanti sono componenti del gruppo. Si lascia che il singolo gruppo si organizzi e inizi a lavorare. L'insegnante può intervenire in caso di disputa o prevaricazione. La storia finale deve essere scritta e strutturata con colloqui, interazioni verbali e descrizioni delle azioni. Una volta che tutti i gruppi hanno costruito la propria storia, si chiede a ciascun gruppo di preparare una piccola rappresentazione di 5 minuti al massimo, in cui ciascuno di loro assume il ruolo di uno dei protagonisti. Si costruisce la scena in cui i gruppi metteranno in scena il racconto, un quadrato, un rettangolo abbastanza grande disegnato con la carta adesiva. Ciascun gruppo presenta il proprio lavoro. Quindi, in breve, viene introdotta la modalità ovviamente del lavoro in gruppo, attiva la conoscenza delle strutture delle fiabe, rende protagonista attivo ciascuno partecipante dell'unità. Fine. Ci sono domande al riguardo? Ok, allora passiamo al modulo di consolidamento. Vado direttamente all'attività. Quindi la risposta da attivare rispetto al rischio di comportamenti devianti all'uso di sostanze psicotrope ha sempre a che fare con il protagonismo attivo e positivo, con il gruppo dei pari impegnato in compiti anche difficili ma partecipativi, con la creazione di un clima di convivialità e possibilità, con la scoperta e l'utilizzo delle capacità presenti in ciascuno attraverso l'uso di strumenti didattici, partecipativi e inclusivi. Quindi, gli obiettivi sono sempre gli stessi del precedente modulo. La metodologia didattica da utilizzare in questa unità è sempre la stessa, quindi il cooperative learning e il confronto peer-to-peer. Quindi, per lavoro di gruppo in gruppo, con partecipazione attiva di tutti gli alunni, è opportuno utilizzare questa unità per completare il lavoro precedente. Se rimane tempo, se si vuole, in ogni caso, utilizzare il suggerimento didattico proposto, diamo questo suggerimento. Tanti bigliettini quanti sono i bambini della classe di 5 colori diversi, foglia 4, 5 set di colori, 10 fogli con ciascuna frase del libro, allegato 1, che ora vi faccio vedere. Queste sono delle frasi. A ritagliare del libro. Ovviamente sempre lo spazio per poter garantire lavori a gruppi e che ci sia una lavagna. Iniziare con sempre un richiamo all'unità precedente e adesso illustrare brevemente la storia che verrà utilizzata, che è quella del piccolo principe, e la metodologia che verrà utilizzata. A ciascun alunno verrà distribuito casualmente un biglietto con sopra un simbolo di vario colore. Bisognerà predisporre quindi prima dell'incontro una serie, come al solito, di bigliettini, 5 colori diversi e 5 simboli diversi. A parte, si faranno preparati 10 fogli con 10 frasi, quindi, della storia del piccolo principe. Queste sono le 10 frasi da commentare, commentate. Ora non ve le sto, l'essenziale è visibile agli occhi, tutti i grandi sono stati piccoli, se qualcuno ama un fiore, devo pur sopportare qualche bruco, è il tempo che hai perduto per la tua rosa, ci vogliono i riti, se tu vuoi un amico, addomesticami, gli adulti non capiscono mai niente da soli. Le parole sono una fonte di malintesi, la mia vita sarà come illuminata. Quindi, si distribuiscono casualmente i bigliettini con i simboli di colori diversi e si vengono a costruire i soliti 5 gruppi in base allo stesso simbolo.
Ciascun gruppo verrà fatto sedere ad un angolo della classe, con un gruppo al centro. Ciascuna postazione forma un cerchio di sedie. Il docente gira per i gruppi e fa scegliere a caso una di queste 10 frasi. La consegna per tutti è: leggete insieme la frase ed il commento, discutete tra di voi il significato della frase e poi provate ad esprimere con un disegno quello che, secondo il gruppo, sembra importante per dare il significato della frase letta. Consegnate a ciascun gruppo un foglio bianco e dei colori e comunicate che avranno 15 minuti per discutere e realizzare il disegno e poi date il via. Una volta che ciascun gruppo ha terminato il disegno, dite ai bambini di lasciarlo su una sedia. Date tale comando di ricostruire i gruppi in base al colore, formando così il gruppo giallo, quello azzurro e così via. Quindi, come abbiamo fatto prima, una volta formati le forme, si ricambiano i colori in base, si ricambiano i gruppi in base ai colori. Assegnate a ciascun gruppo una delle 5 postazioni di lavoro. In ciascun gruppo, come prima, ci sarà un bambino che ha partecipato alla discussione e al disegno della postazione assegnata. Il compito di quel bambino sarà di raccontare agli altri cosa rappresenta il disegno rispetto alla storia che hanno letto e perché hanno scelto proprio quel disegno. Ciascun gruppo avrà 5 minuti a disposizione per raccontare e sentire il disegno. E così via, tutti i gruppi si sposteranno e l'operazione si ripete fino a che tutti i bambini non avranno ascoltato tutte le postazioni e tutti i disegni. I disegni possono poi essere attaccati sui muri e si può continuare la riflessione anche nei giorni successivi. Quindi, introduzione della modalità di lavoro in gruppo, attivare la discussione sulle frasi significative, il confronto sulle modalità di rendere significative l'incontro, utilizzare diverse abilità e forme di intelligenza. Ci sono domande riguardo a questo modulo? Solo una, era il numero 7. No, questa siamo alla numero 8. 8, ok, grazie. La numero 7 era il modulo di base, non so quella se l'ha seguito, era riguardava. Ok. Va bene. Siamo agli ultimi due moduli, quindi competenze relazionali ed emozionali, modulo base. Qui gli alunni impareranno sempre a lavorare in gruppo con strumenti diversi, riconoscere le emozioni in gioco, riconoscere le conseguenze delle emozioni sul proprio corpo e sulla propria mente e provano ad operare trasformazioni emozionali. Vado direttamente all'attività, la conoscenza delle emozioni e il loro effetto sull'altro e su se stessi e impareranno anche come rispondere alle emozioni negative e ai tentativi di sopraffazione. La metodologia didattica da utilizzare in questa unità è basata sempre sul cooperative learning e sul confronto peer-to-peer. Il lavoro di gruppo in gruppo è una partecipazione attiva di tutti gli alunni. Avremo bisogno di foglietti contenenti le emozioni da poter distribuire alla classe. Ovviamente serve sempre la disposizione dell'aula in modo tale da poter lavorare in gruppo. In apertura, quindi, spiegate che l'unità di oggi serve per conoscere meglio le emozioni che sono la base dell'agire di ciascuno. Le emozioni sono il ponte comunicativo tra me e l'altro, determinano la qualità della relazione. Fate l'esempio di come a volte anche la maestra o il maestro stesso possono essere influenzati dal predominio dell'emozione. Fate un esempio su quando un vostro stato d'animo negativo a seguito di un lutto, una malattia, un'inquietudine abbia influito negativamente sull'andamento di una giornata in classe e di quando invece una gioia, una scoperta, una bella giornata abbia influenzato positivamente il rapporto con la classe. Spesso anche negli alunni c'è questa altalena di emozioni che influenzano pesantemente il comportamento senza che l'alunno abbia a disposizione una bussola emotiva per comprendere quanto gli accade. Spesso nominare un'emozione aiuta a venirne a capo e a riprendere il controllo sulle emozioni. Quindi, riconoscere le emozioni e praticare l'empatia. Si è già preparato una serie di bigliettini con le principali emozioni: spavento, gioia, sorpresa, disgusto, paura, terrore, euforia, innamoramento, tristezza, rabbia, nervosismo, esclusione, entusiasmo, preoccupazione, allegria, depressione e divertimento. Suddividete la classe in coppie, cercando di formarle con criteri casuali. Ogni coppia avrà il seguente compito: dovranno osservarsi, pensare l'un l'altro, poi potranno formulare un pensiero scritto, ciascuno per proprio conto, sull'altro, mettendo in evidenza le caratteristiche positive dell'altro e immaginando una professione e una vita per l'altro. Ciascun membro della coppia a turno legge
all'altro quello che ha pensato di lui, e l'altro si esprimerà rispetto alla descrizione al mestiere futuro in termini di accordo o disaccordo. Al fine si potrà discutere su quello che si è provato e si potrà raccontare da alcuni di loro come si sono sentiti quando ho provato un'emozione simile a quella rappresentata, sentito quello che l'altro me membro della coppia pensa di lui. Quindi, adesso domande per gli alunni per stimolare una discussione che possa permettere di riconoscere le emozioni quando sono in atto. Cosa ti ha colpito positivamente di quello che è stato scritto? Come ti sei sentito nel ruolo che ha rappresentato e è stato riconosciuto? Quanto è stata realistica la situazione? Cosa avete osservato? Si passa quindi a un nuovo compito. L'insegnante propone adesso le emozioni, quelle che aveva preparate prima, che costituiscono dei modi di prevaricare l'altro, e chiede agli allievi se è capitato loro di essere stati protagonisti di una situazione simile. Volta per volta, dopo aver ascoltato il racconto, chiederà alla classe a chi altro è capitato, come ne siete usciti dalla situazione, quali soluzioni posso trovare, che cosa secondo voi sta chiedendo effettivamente chi condiziona così pesantemente l'altro, come ci siamo sentiti. Queste situazioni di prevaricazione, pretendere, controllare, diffidare, provocare, obbligare, lamentarsi e preoccuparsi. L'insegnante quindi in chiusura richiama eventualmente il gioco delle emozioni e sottolinea che il gioco è stato ampliato nella prima tematica, elogia la capacità compositiva e la capacità di mettere in scena le emozioni, sottolineando alcune delle rappresentazioni fatte. Quindi riconoscimento delle emozioni, conoscenza degli aspetti legati alla comunicazione non verbale, racconto delle esperienze negative che costituiscono trappole emozionali, discussione sulle modalità per uscire dalla situazione trappola. Ci sono domande? Ok. Modulo, l'ultimo modulo, modulo 10, Party Tiger, modulo di consolidamento. Si parla di gioco di ruolo. Fase di sviluppo di un gioco di ruolo. Introdurre la tecnica del gioco di ruolo e stabilirne le regole. È importante che gli alunni comprendano il significato dei giochi di ruolo e accettino le regole alla base del loro funzionamento. Potrebbe essere utile scrivere queste regole su un cartellone o sulla lavagna, così da poterle ricordare. Alcuni esempi di regole per il pubblico. Siamo seduti in silenzio, osserviamo gli attori con attenzione, non distraiamo gli attori ridendo o scherzando, aiutiamo gli attori se lo chiedono. Alcuni esempi di regole per gli attori. Recitiamo con concentrazione, cerchiamo di non distrarci e di non ridere, non litighiamo. Scegliere l'argomento. L'argomento deve riguardare una situazione concreta e deve essere descritto in modo dettagliato. Per esempio, Pietro incontra Paolo e Giovanni nel pomeriggio. Paolo e Giovanni hanno appena iniziato a fumare e offrono una sigaretta a Pietro. Pietro però non vuole fumare e vuole resistere all'offerta, mantenendo la propria amicizia con gli altri due ragazzi. Situazione deve presentare una scelta critica o un problema da risolvere. Brainstorming. Si raccolgono suggerimenti su come risolvere la situazione critica. Il metodo del brainstorming è molto utile in questa fase, ma bisogna porre attenzione a non praticare nessuna censura. In questo modo si possono raccogliere suggerimenti vari sulle possibili soluzioni, sui comportamenti e le azioni che permettono di metterlo in atto. Vedo che nella chat Manuela ha scritto che non sente. Voi mi sentite? Caso? Sì, Ok. sentiamo benissimo, penso dipenda dal C'è un problema. dispositivo della Ok, docente, sì. perfetto. Assegnare i ruoli agli attori. Vengono assegnati i ruoli necessari allo svolgimento del gioco di ruolo. Scegliere una soluzione da rappresentare. Stesura quindi del copione. La classe decide quali situazioni si deve mettere in scena. È importante che la situazione e i comportamenti da mettere in atto siano descritti nel modo più dettagliato possibile. Per esempio, cosa dice Pietro in dettaglio? Come esprime le sue intenzioni? Come reagiscono Paolo e Giovanni? E che la situazione scelta sia realistica e praticabile. Inoltre, la scena non deve durare più di alcuni minuti. Assegnare ruoli all'osservatore pubblico. Gli altri studenti ricevono istruzioni su come osservare la scena. Devono essere osservati i diversi aspetti del comportamento, oltre alle parole, il contatto visivo, i gesti, la postura, il tono e il volume della voce. Potrebbe essere utile ricordare le regole per il pubblico stabilite all'inizio dell'attività, per esempio non ridere. Primo turno.
di gioco e di ruolo e feedback. Si recita il primo turno. Subito dopo gli attori descrivono la propria esperienza e le sensazioni provate durante il gioco di ruolo. Questa fase può essere facilitata dall'insegnante, per esempio, chiedendo: cosa hai provato quando Paolo ti ha dato del codardo? Mentre il pubblico fornisce un feedback su cosa è andato bene e suggerimenti da attuare nel turno successivo. Pianificare il turno successivo. Dal processo di feedback si ricavano suggerimenti concreti per il turno seguente. Secondo turno, si recita il secondo turno del gioco del ruolo attuando le modifiche suggerite. Quindi si procede fornendo un feedback con le stesse modalità utilizzate nel primo turno. Le ultime tre fasi possono essere ripetute quanto necessario o possibile, fino a quando gli attori e il pubblico non sono soddisfatti della soluzione. Eventuali modalità per applicare il comportamento provato nella propria vita quotidiana possono essere discusse per chiudere il gioco di ruolo. Importanti regole per il feedback. Si deve dare solo un feedback positivo. Il feedback dovrebbe essere descrittivo, quindi non interpretativo o valutativo, essere diretto a un comportamento concreto e osservabile, non ad impressioni globali o a caratteristiche dell'attore, non essere legato alle capacità di recitazione dei ragazzi. Il feedback positivo è uno strumento utile per favorire un cambiamento di comportamento nel lungo periodo. Bisogna evitare qualsiasi tipo di commento negativo. Più appropriati sono invece suggerimenti concreti e costruttivi su cosa e come si potrebbe recitare meglio nel turno successivo. Potresti cercare, per esempio, potresti cercare di parlare un po' più forte per la prossima volta, invece non riesco mai a sentire cosa dici. Quindi gli alunni si eserciteranno su come entrare in contatto con le altre persone, riconosceranno apprezzamenti le qualità positive degli altri, impareranno ad accettare le reazioni positive, sperimenteranno modi verbali e non verbali di presentarsi agli altri e rifletteranno sul modo di farlo. Quindi, come dicevo, questo è il gioco di ruolo. Di cosa abbiamo bisogno? Un foglietto per ogni alunno e ogni insegnante, spille da ballo e nastro adesivo, schede di istruzioni per le situazioni dei giochi di ruolo. Spazio ovviamente abbastanza grande. Spiegate che l'unità di oggi servirà a approfondire quindi l'argomento dell'assertività e del modo di sentirsi sicuri nella comunicazione con gli altri. Se vogliamo fare amicizia, tutti noi per prima cosa dobbiamo entrare in contatto con qualcuno. Talvolta non è così facile. Con gli alunni discutete di esempi di luoghi in cui si incontrano altre persone. Che cosa si può fare per conoscerle? La classe sceglie un gioco di ruolo, sperimentando ciò che è importante nel primo contatto e quando si fa conoscenza con qualcuno. Dopo che gli alunni hanno individuato diversi modi possibili per conoscere le persone, la classe prova alcune possibilità in un gioco di ruolo e tutte le funzioni, così come alcuni protagonisti potranno essere presenti in gran numero. Alcuni esempi di situazioni, quindi qui ci sono ovviamente riportate alcune situazioni. Quindi introducete la tecnica del gioco di ruolo descritta nella sezione Nozioni essenziali per il docente, questa che vi ho letto adesso. Dove sono? Eccola qua. Potreste sottolineare che si tratta di una buona opportunità per apprendere come affrontare l'imbarazzo che si prova quando ci si trova in una situazione nuova. Descrivete la situazione che sarà recitata nel gioco. Può trattarsi di una delle situazioni citate dagli alunni nell'attività di apertura o una situazione trattata negli esempi contenuti nella fase 1, quelli che riportano qui sopra. La fase 4, assegnate quindi i ruoli agli attori e ai gruppi di supporto. Chiedete agli alunni di aiutare a preparare i ruoli. Nelle istruzioni sul gioco di ruolo, quindi quelle che vi ho fatto vedere prima, è previsto un partecipante attivo, chi compie lo sforzo di conoscere qualcuno, o un partecipante passivo, chi viene avvicinato. Due alunni interpretano i ruoli nella situazione scelta. Ciascuno sarà aiutato da 3 o 4 compagni, il gruppo di supporto, per preparare il ruolo, ossia avere idee su come potrebbe reagire, ciò che potrebbero dire e così via. Dite agli spettatori di osservare il gioco di ruolo e in modo specifico di notare ciò che accade nell'interazione tra i due attori. Possono essere sottolineati vari aspetti del comportamento, come dicevamo prima, quindi il contatto visivo, gestualità, postura, il tono e il volume della voce. Ricordate alla classe che i compagni loro compagni stanno dando prova di avere molto coraggio partecipando ad un gioco di ruolo e che gli spettatori devono essere di sostegno. Si possono ricordare quindi le regole per gli spettatori, come quelle elencate prima, come per esempio non ridere.
Primo atto del gioco di ruolo e riflessione successiva. Lasciate che i due attori recitino la situazione per alcuni minuti. In seguito, gli attori descrivono la loro esperienza e le loro sensazioni e gli spettatori esprimono la loro opinione su ciò che è stato svolto. Le seguenti domande potrebbero, per esempio, essere stimolo, della riflessione sul gioco di ruolo. Per esempio, per il partecipante attivo, cosa ti ha soddisfatto nella tua recitazione? Quali sono state le difficoltà ad entrare in relazione con l'altro? Cosa avresti fatto di diverso per la prossima volta? Le domande per il partecipante passivo, cosa ti è piaciuto del modo in cui sei stato avvicinato? Se hai notato che l'altra parte era nervosa, cosa ti ha dato questa impressione? Come hai potuto influire sul modo in cui l'altro attore ha agito? Domande invece per gli osservatori. Quanto è stata realistica la situazione? Che cosa avete osservato? Quali parole, gesti o comportamenti hanno fatto capire con chiarezza cosa provava chi ha interpretato la parte attiva? Cosa fareste per conoscere altri ragazzi e ragazze? Cosa avete osservato riguardo alla voce, il contatto visivo e alla mimica? L'ultima fase, programmazione della fase successiva del gioco di ruolo. Gli attori possono reinterpretare il ruolo utilizzando suggerimenti dei compagni. Le fasi 5 e 6 possono essere ripetute il numero di volte necessario o possibile, quindi fino a quando gli attori e gli spettatori sono soddisfatti delle soluzioni. Per completare il gioco di ruolo si può discutere del possibile trasferimento del comportamento nella vita reale. A chiusura si dispone la classe in cerchio. Il mandato è che ogni alunno si rivolge al proprio compagno sulla destra dicendone il nome, dirà Luca mi piace perché ed esporrà il motivo con cui il compagno gli piace. Quindi la classe si esercita su come conoscere le altre persone attraverso un gioco di ruolo, la classe si confronta sulle sensazioni che le persone provano entrando in contatto con gli altri, gli alunni si scambiano complimenti con i propri compagni di classe. E con questo abbiamo concluso. Ci sono domande riguardo a questo modulo, riguardo ai moduli precedenti in generale?